Buon pomeriggio, nuova edizione del telegiornale di Sesta Rete. Nella chiesa Abbadia Sant'Agata è stata inaugurata la mostra L'occhio del Grand Tour su Catania. Allora, sentiamo l'intervista a padre Massimiliano Parisi, rettore appunto della chiesa Abbadia di Sant'Agata. E sul Grand Tour nella città di Catania attraverso le immagini dei viaggiatori del 1700 e del 1800. Si tratta di una bellissima iniziativa che abbiamo potuto realizzare qui nel coro grande delle monache della chiesa dell'Abbadia di Sant'Agata e che permetterà a catanesi e non, ai tanti ospiti, ai tanti turisti che affolleranno in questi giorni, in queste settimane legate un po' ai festeggiamenti a Catania, affolleranno la nostra città, permetterà di vedere Catania come era una volta. E il realizzarla in questo luogo, nel percorso dei saloni e del camminamento in cupola, permetterà anche a questi visitatori di poter fare il raffronto. Catania oggi la vedo così, attraverso la visita in cupola. Catania una volta, altri visitatori la vedevano in un altro modo, attraverso le tante belle incisioni che sarà possibile ammirare in questi volumi. La mostra, infatti, è stata concepita come un di più che verrà offerto, a coloro che vengono in chiesa e decidono di fare il percorso di visita culturale, quindi pagando il biglietto per salire in cupola. In questi 3 mesi, a partire da oggi fino al 27 aprile, sarà possibile ammirare anche questa bellissima opera. I testi ci sono stati concessi gratuitamente, grazie alla sensibilità del professore Calabrese, che ce li ha, di famiglia come una raccolta, privata. Ci saranno in esposizione, sono già stati sistemati ben 42 volumi di dimensioni diverse, di epoche diverse, che partono dall'inizio del 1700, l'ultimo è del 1890.